Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi siamo qui su No Man's Sky su PS5, ma molto importante. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Non sono molti i giochi che hanno subito o hanno ricevuto un upgrade sulle nuove console. In questo caso su PS5, alcuni addirittura lo hanno ricevuto a pagamento, ma lasciamo perdere questa cosa. Che mi ha fatto sinceramente molto innervosire. Abbiamo visto anche con Valhalla che c'è stato questo upgrade gratuito e c'è anche con No Man's Sky. Porca paletta, addirittura dovrebbe girare in 4K a 60 fps. 4K, naturalmente, se avete il televisore adeguato, dovrebbe naturalmente funzionare anche tutte le varie caratteristiche del pad. Per cui sono curioso di provarlo e di dare la possibilità a un gioco che personalmente non mi aspettavo subisse un upgrade del genere. Evidentemente ci lavorano ancora parecchio, quindi direi di partire. Voglio capire un attimo. Vedi, ah, si può anche passare con la versione PS4. Vabbè, noi ce la giochiamo su PS5. Vediamo sto salto di qualità, perché ci dovrebbe essere e dovrebbe anche essere notevole. Dovrebbe arrivarti notifica andata aggiornamenti con punti limitati. Vabbè, dai, diciamo di sì, dai, perché obiettivamente per quello che ci stanno offrendo. Allora, possiamo fare gioca partita, altri esploratori possono unirsi alla tua sessione, oppure gioca con amici e visita subito i loro pianeti. No, giochiamo qua. Allora, io mi pare che feci qualche partita. Sì, lo portai sul canale qualche parte, ma non mi ricordo qualcosa. Comunque abbiamo normale, sopravvivenza, creatività. No, facciamo sopravvivenza, dai. Penso che partiamo da zero così, Vediamo. Sono curioso, sono molto curioso. Ci stiamo veramente immergendo in next gen e capendo quali sono i titoli che lavorano tanto. Avvia l'inizializzazione, dai. Dacci un pianeta facile. A meno 51, porca miseria. Ah, meno male, la temperatura è cambiata. Era meno 51,1 prima, poi meno 50 o meno 54. Vede un topo là. Allora, premi per saltare. Vediamo un attimo una cosa, così vediamo di capire anche se tipo non dovrei avere una mazza, no, attenzione che volevo capire un attimo se tipo nelle impostazioni c'era qualcosa che potevamo aggiungere, tipo qualcosa, opzioni generali, musica, effetti sonori, interfaccia, temperatura, gamma disattiva, attiva. Mi menzionano di fare? No, qua non c'è niente. Rete, opzioni di comando, salvataggio. No, non c'è niente. Ok, quindi vuol dire che è già tutto preimpostato. Catalogo, io l'ho fatto naturalmente l'upgrade. Vabbè, andiamo innanzitutto. Elevati danni critici a scanner. Sì, lo scanner è un dispositivo. Protezione. Radar di superficie personale emette impulsi ad alta energia. Che vedono. Vabbè, mi sono per la sua presenza, vicinanza e vicinanza. Questa tecnologia è danneggiata in modo critico. Perfetto, dobbiamo ripararlo. Perfetto. Ottieni polvere. Ci serve della polvere di ferrite per le riparazioni. Ok. Porca miseria. Mi si sta ghiacciando l'impossibile. Ok, quindi minerale continua, esegui una scansione. Allora, per la polvere di ferrite. Allora, ottieni polvere di ferrite, estrai polvere di ferite sparando alle piccole rocce usando le due, ok. Lo so. Dice piccole rocce, quindi in teoria. Ok,
Ok, lo sto recuperando almeno. Ma ti scaldi con la... Allora, così ancora non riesco a dare una buona... so, però se ci dà il tempo... Che ne so, sparati laser addosso così ti scaldi. Manca poco, manca poco, manca poco. Oh, la vedo. Vai. Tubi. L'ho preso, non so se ho fatto bene o ho fatto male. Dovremmo farcela adesso, eh. Ripara i danni dello scar. Che roba è qua a terra? Che ripara i danni allo scanner. Quindi per accedere all'inventario. Ok. Sì. Riparato. Siamo morti. Vedo l'oscurità peggiore dello spazio, peggio di qualsiasi cosa, completamente nera. E quindi sono morto. No. Sì. Morte, casa da epidemia. Porca miseria. Vabbè. Dobbiamo attivare lo scanner. Perfetto. Raccogli sodio dalle piccole piante. Gialle. Ahia. Questo è carbonio. Allora, piccole piante già. Ah, là vedo un po' di illuminato. Questa cos'è? Allora, attiva lo scanner. Ah, forse devo andare di là. Così corriamo, perfetto. Se vado in alto è peggio, secondo me. Carbonio, carbonio, giallo, giallo, giallo. Io dico che mi illuminava di là, per cui penso dobbiamo andare di là, eh. Allora, la grafica. Ma non sembra. Pensavo si potesse tipo ridurre e abbassare. E magari prendere il 60 fps invece che il 4K. Però la grafica non è male. Siamo sfortunati a beccare un pianeta. Allora, là vedo giallo o verde, roba del genere. Lo sapete benissimo il mio problema. Buonasera. Il mio problema per cui se dico giallo verde per me è la stessa cosa, eh. Noto poca differenza in... lo so che stiamo schiattando. Supporto vitale. Allora, vediamo qua che c'è. No. Allora, qua forse, qua. Pianta ricca di sodio, vedi? Oh, grande. Scansione, ricarica la porzione dei rischi. Ok. Quindi. Ricarica la porzione dei rischi con del sodio. Ricarica al menu rapido o nell'inventario. Questo? Dove lo ricarico? Ah, vedi? Ah, quindi mi serve in continuazione del sodio, eh. Attenzione, non ci spacchiamo il ca... Che è successo? Riparo segnali di emergenza? Sì. Mi devo anche preoccupare di raggiungere il segnale. Sì. Mazza, quanto cristallo che c'è qua. Non c'è sodio da qualche parte, c'è sani... Aspetta, qua che c'è? Questo non è... Occhio, occhio, vai. Allora... Ok.
Questo non riesco a prenderlo. Dai, che lo adesso. Dai. Ok. Vediamo se riesco a pigliare questo. No. Aspetta. Preso. Quindi non è così. Ma mi sto ricordando alcune cose. Ricarica. Ok. Questo è quello dei rischi. Ok, vedi, allora mi sto ricordando un po' il menu. Andiamo, andiamo. Almeno ho capito qualcosa. Allora, là. Che roba è? Almeno non ci attaccano le bestie. Già è tanto. Radice dolce. Allora, io sarò sincero, non avendo giocato tanto, non me lo ricordo. Forse magari qualcuno di voi che ci ha giocato di più se ne potrebbe accorgere sicuramente. Questo è sodio, eh? Ah no, serve forse un laser particolare. A voi non vi attacco perché siete stati educati. Offri cibo, offro cibo, offro cibo, vieni qua, offro cibo, offro cibo. Ah, serve per forza il mangimi, va bene, allora, scusami. Posso offrire cibo a voi? Aspettate, ma se a questo. Amici, tu già stai disperato? No. Sono mortificato, non vi posso offrire niente. Mazza, però serve sodio a raffica, eh. È una stazione, eh. Messaggio di guida. Scatto. Ok. Aggiungi il segnale. L'ho raggiunto il segnale. Contenitore 16 svuotato a causa dell'intervento sentinella, trasferimento. Ah, sindrome di interazione generale, popolazione di contenimento anomalia. Trasmetto, va. Trasmissione ricevuta. Rilevata anomalia di viaggiatore. L'anomalia non mostra resistenza. Posizione registrata, scansione di integrità, sistema avviato. Ma che è qui? Non c'è la testa. Ispezione del luogo dell'impianto. Ok, ispezione dell'impianto. Il luogo. Capacità residua, inventario, astronave. Ok, penso possiamo metterci roba nel contenitore danneggiato. Ok. Macchina danneggiata. Melva vivente, trasferimento veloce. Ok. Là c'è ossigeno, eh. Ops, sto schiattando un attimo, aspetta, aspetta. Serve... ah, non c'ho... ho capito. Purtroppo non ci abbiamo. Mamma mia, stiamo schiattando, eh. Raccogli sodio, amico mio. Che te devo dire? Raccogli sodio. Io verde non ne vedo. Mica fate sodio voi, no, eh. Questa è ferrite, non mi interessa. Carbonio. Sono mortificato. Purtroppo abbiamo beccato una zona, penso, abbastanza. Aspetta, forse è lì. Questo è uranio, oro. Mannaccia, mannaccia. L'oro abbiamo beccato. Sodio, sodio. Ah no, non sta di qua.
Hai visto? Guarda, noi, guarda un po', siamo in Matera dove a noi ci abbiamo beccato Matera dove sta l'oro e a noi interessa il sodio. Mannaggia. Ok, siamo ritornati un'altra volta alla stazione. Hanno cambiato la bandiera. Ma veramente c'era l'oro? Scusate. Minerale. Solo che però stiamo in una zona dove c'è poco. Aspetta, che qua sto già schiattando. Lo so. Ispezione del luogo. Sì. Che roba è? Che è successo? Questo è ossigeno. Radio. Non so niente, ricerca speranza, inventario. Danneggiata in cui proviene. No, abbiamo già fatto questo. Ok, vado verso la navicella. Posso salire di qua? No, non credo. Si dovrebbe pilastro. Ah, entriamo. Non penso che parte, secondo me. Connessione con Atlante intermittente. Funzione al lancio disattivati. Motore a impulso disattivato. Pilota gravemente danneggiato, infatti. Mi trovo solo in un mondo strano, senza equipaggiamento, in pericolo. Non ricordo come sono arrivato qui né di altro prima. Almeno questa astronave sembra riconoscermi, i controlli reagiscono al mio tocco e a quello della mia ex tuta. Non sono ancora morto e quella della nave è collegamento verso le stelle. Leggo il rapporto, connetti. Sostituzione dati in corso. Il pilota dovrebbe effettuare la manutenzione e selezione della procedura di operazione. Ok. Arma ambientale, propulsione di lancio. Ok, premi per uscire. Vabbè, punto di emergenza salvato. Porca paletta che lancio. Ripara il motore a impulso. Vabbè, ragazzi, vi ho fatto vedere anche un po' No Man's Sky perché mi faceva piacere. Perché obiettivamente bisogna dare. Ora, per quelli che ci hanno giocato, sicuramente sapranno meglio se c'è un bel passaggio di qualità. Scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo sopra al prossimo video. Bye!